Promuovere il risparmio energetico e l'uso efficiente dell'energia è quanto si propone il tour Roadshop Humanizing Energy, che nasce nell'ambito del programma nazionale per la formazione e l'informazione sull'efficienza energetica Italia in classe A, promosso dal Ministero dell'Ambiente e realizzato dall'Enea. Il tour è partito da Bologna lo scorso 7 maggio, oggi fa tappa a Pescara e in seguito raggiungerà altre città, con l'obiettivo di fornire spunti per progetti di riqualificazione innovativi in grado di rendere le città più resilienti e sostenibili. Nella tappa di Pescara sono state approfondite le interconnessioni tra la trasformazione degli spazi, il cambiamento comportamentale nell'uso finale dell'energia e la promozione della coesione sociale. Sentiamo Antonio Disi dell'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica. Gli obiettivi sono entrare nel territorio per raccontare l'efficienza energetica e per raccontare le sfide che pone il grande cambiamento e la transizione energetica. E lo facciamo all'interno delle città, perché le città sono il luogo dove questa sfida è molto più importante, luogo dove si avvertono maggiormente i problemi del cambiamento, ma dove ci sono le persone, ci sono gli stakeholder, quindi chi è chiamato al cambiamento. Quindi noi avvicinare, abilitare e agire, che sono le tre parole chiave di questa giornata, vuol dire avvicinare, quindi incontrare gli stakeholder, abilitare, dare gli strumenti necessari per il cambiamento e agire, quindi avere un piano d'azione che possa portare a degli obiettivi al 2050. All'incontro presente tra gli altri Pep Marcheggiani, la cui ricerca stilistica è basata sul rapporto arte-natura-collettività. L'artista ha presentato una sua opera. Raffigura l'economia circolare, in pratica è un'opera che viene fuori da uno scarto industriale di un'industria pesante che preserva un habitat, una foresta vera e propria. In pratica l'anello di congiunzione fra l'industria e l'arte.